E cari amici di Casa Fonè, cari appassionati, un saluto da Mastro Vinile, il vostro Giulio Cesare Ricci, che in questi mesi ha lavorato molto, ha realizzato tanti vinili che fanno parte di una collana che ho voluto chiamare Super Audiophile Vinyl. Perché super? Perché sono stampati come meglio non si può, con le cover più belle stampate. Meglio non si può, e le registrazioni sono sempre quelle leggendarie Fonè. Sei album made in USA che molti di voi hanno potuto apprezzare perché li hanno già ascoltati, ma ora altri super vinyl sono a disposizione. Questa volta made in Japan. I primi tre LP sono pronti. Il primo è dedicato a Maurice Ravel, Claude Debussy. Sono tutte sonate per violino e pianoforte, con Salvatore Accardo al violino e Lauro Manzini al pianoforte. Abbiamo una nuova edizione di un capolavoro, Live ad Alcatraz di Fausto Mesolella, che molti di voi hanno potuto apprezzare nei vari formati e che questa volta potrete ascoltare al massimo della qualità con questo vinile Made in Japan. Il terzo album vede sempre protagonista Salvatore Accardo al violino con Laura Manzini al pianoforte. Sono tutte le composizioni di Pablo de Sarasate per violino e pianoforte in un doppio album, un doppio vinile Made in Japan. I due Super Audiophile Vinyl di Salvatore Accardo fanno parte delle ultimissime registrazioni che ho realizzato col maestro e quindi sono due LP inediti che sicuramente saranno molto molto apprezzati dal pubblico più appassionato e più esperto, amante delle grandi interpretazioni violinistiche. Ora vorrei parlarvi un attimo di una caratteristica molto evidente dei Made in Japan, perché come vedete questi dischi non sono neri, sono Natural Color Transparent Vinyl, li ho chiamati Natural Color Transparent Vinyl. Sono trasparenti, il colore è un colore champagne. E è il colore naturale del vinile. Questo perché? Perché il vinile nasce così, con questo colore. Cambia di colore, diventa nero e a volte in alcune edizioni che hanno realizzato di musica rock, giallo, rosso o di altri colori, perché vengono aggiunti dei pigmenti. Viene quindi colorato. Ecco, per rendere il suono ancora più trasparente, ancora più naturale, con i miei amici giapponesi abbiamo deciso di non utilizzare i pigmenti neri e quindi di rendere questo stampaggio il più naturale possibile, perché il vinile puro al 100% è stato lavorato come nasce e come nasce diventa un vinile Fonè Made in Japan. A questo punto non vi rimane altro che ascoltarlo. E quindi buon ascolto per chi lo acquisterà.